Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vorrei parlarvi di un'azione ottima per alimentare i nostri dividendi. Vedremo infatti di che azione si tratta e scopriremo quali sono le sue prospettive future e quali i suoi sviluppi che ci potrebbero davvero rendere interessante un investimento in questa azienda. Ma prima di iniziare e di capire qual è l'azienda in questione e quali i suoi principali benefici, vi ricordo come sempre che questi video per essere prodotti necessitano di tanto studio, quindi l'unico favore che vi chiedo per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, per aiutarmi a far crescere il canale, è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Ma iniziamo subito e non perdiamo altro tempo. L'azienda in questione, ragazzi, è uno dei titoli con maggiori dividendi che è sceso del 45% nell'ultimo periodo e ora viene scambiato ad una valutazione che si verifica una volta ogni decennio. È quindi finalmente giunto il momento di acquistare questa azienda? Vediamolo insieme. Innanzitutto analizziamo i suoi dati più importanti. Ormel, che è l'azienda in questione, prezza 33,37 dollari ad azione nel momento in cui sto registrando questo video. Rispetto ai massimi storici raggiunti ad aprile 2022, è in discesa di quasi il 38%, ha una capitalizzazione di mercato di oltre 18 miliardi di dollari, un volume giornaliero medio scambiato di quasi 4 milioni di azioni, un rapporto PE di circa 23, un dividendo pagato del 3,39%, è quotata sul New York Stock Exchange e ha un indice climatico di sostenibilità finanziaria di grado C. L'azienda in questione è stata fondata nel lontano 1891. Il suo CEO è Jim Snee. Ha sede a Austin, in Minnesota, negli Stati Uniti, e conta circa 20.000 dipendenti. Cosa si può dire di questa azienda? Sicuramente, con una valutazione conveniente e un percorso ragionevole verso la crescita degli utili, questo sembra davvero essere un buon momento per acquistare le azioni di Ormel. Quando infatti una società paga un dividendo, questa è un'ottima notizia per gli azionisti. Quando un'azienda paga costantemente un dividendo ogni trimestre è ancora meglio. E quando un'azienda può aumentare i propri dividendi anno dopo anno perché i suoi profitti aumentano, è una cosa davvero grandiosa. Se un aumento dei dividendi è una grande cosa, allora Ormel Foods è uno dei titoli azionari con i dividendi più grandi che ci siano. Il 15 febbraio scorso, infatti, la società ha pagato un dividendo per il suo 382esimo trimestre consecutivo. Inoltre, questo dividendo rappresenta un aumento del 3% rispetto al dividendo precedente, segnando il 58esimo anno consecutivo in cui Ormel ha aumentato costantemente i suoi pagamenti. Avendo quindi aumentato il proprio dividendo per più di 50 anni consecutivi, Ormel è sicuramente uno dei pochissimi cosiddetti Dividend Kings, che è davvero qualcosa di interessantissimo. Andiamo ad analizzare cosa c'è da dire di questa azienda in questo momento. Nonostante la sua storia di grandezza per gli investitori che investono in dividendi, le azioni Ormel sono in calo nel momento in cui sto registrando questo video e lo potete vedere dal grafico che vi ho mostrato, essendo scese di circa il 45% dei suoi massimi. Il grafico seguente, infatti, risale a circa 50 anni fa. Quindi mostra la crescita dell'azienda negli ultimi 50 anni e mostra chiaramente che questo è il peggior pullback per le azioni Ormel negli ultimi 50 anni. Ma allora dobbiamo preoccuparci? Vediamo di analizzarlo insieme. Quindi, in questo caso, si tratta di un pullback senza precedenti per le azioni Ormel, ma non solo il calo del prezzo è senza precedenti. Questo infatti ha portato anche a una valutazione insolitamente conveniente che vediamo in quest'altro grafico. Quando gli investitori confrontano infatti la valutazione di mercato di una società con i suoi profitti, si parla di valutazioni prezzo-utili, ovvero PE ratio in inglese.
Ormel ha un rapporto PE di quasi 21, è sostanzialmente più economico della sua media storica decennale e a poca distanza da una valutazione davvero incredibile che capita, come potete vedere, meno di una volta ogni 10 anni. Quindi forse siamo davanti, ragazzi, a un qualcosa di davvero molto molto interessante, proprio perché la valutazione è davvero a buon prezzo per quanto riguarda questa azienda. Ciò che possiamo andare a dire, quindi, è senza ombra di dubbio, ragazzi, che l'azienda ha qualcosa che gli investitori devono sapere. Ha stabilito, infatti, davvero un qualcosa di incredibile. Quando abbiamo analizzato il calo delle azioni di Ormel, che è senza precedenti negli ultimi 50 anni, e abbiamo stabilito che la sua valutazione è insolitamente bassa, ci dovremmo poi chiedere cosa ci può portare ad acquistare questa azienda. Questo è sicuramente un ottimo momento per investire in Ormel. Permettetemi di spiegare perché credo che le azioni Ormel siano destinate a far crescere i suoi utili in maniera molto molto importante nei prossimi anni, rafforzando quindi la mia convinzione che sia una solida aggiunta a un portafoglio azionario oggi in questo momento che mira a fornire una fo solida quota di cash flow, ovvero di flusso di cassa dato dai dividendi. Quando i consumatori pensano a Ormel, molti lo identificano con i suoi prodotti anti-spam, ma l'azienda vende anche molti prodotti alimentari, che sono tanti altri prodotti che alimentano i consumi in varie categorie. Inoltre, molti investitori potrebbero pensare che Ormel venda solo alimenti confezionati nei negozi di alimentari, ma questa azienda fa anche molto di più. Fornisce infatti prodotti anche ad aziende di servizi di ristorazione e questa rappresenta un'enorme opportunità di profitto per Ormel. E ragazzi, vi ricordo sempre di analizzare a 360 gradi le azioni e le aziende quando andate a fare gli investimenti, perché se non li andate ad approfondire in maniera davvero uniforme e a 360 gradi, potreste perdervi qualcosa. L'anno fiscale 2023 di Ormel, vi ricordo che si è concluso il 29 ottobre 2023. Durante questo anno fiscale, oltre la metà dei profitti dell'azienda proveniva dalla divisione servizi di ristorazione. Questa divisione vende salumi e condimenti per pizza alle aziende di servizi di ristorazione, che spesso sono dei mini market. Questa parte dell'attività, inoltre, vende anche snack nei mini market e questo è significativo in quanto è ciò che probabilmente riguarderà la sua crescita futura. È ragionevole quindi aspettarsi una crescita tiepida nei negozi di alimentari da parte dei marchi più maturi di Ormel come Spam. Tuttavia, la società ha acquisito anche il marchio Planters nel 2021 e Planters ha una presenza maggiore nei mini market rispetto a Ormel da sola. Ormel ha anche ora l'opportunità di espandere nel tempo la propria offerta di prodotti per la ristorazione nei mini market, perché ha già un piede nella porta più importante del suo sviluppo futuro con Planters. Questo è qualcosa che il suo management ha evidenziato nella presentazione dell'Investor Day nel 2023. Ad essere onesti, la crescita nei canali dei mini market non si è concretizzata per Ormel nel 2023 come si sarebbe sperato. Il volume delle vendite dei servizi di ristorazione, di cui i mini market sono una componente importantissima, si è semplicemente mantenuto stabile. Tuttavia, Ormel vanta un illustre track record di successi a lungo termine, pertanto non scommetterei contro la crescita prevista nei mini market. Detto questo, ragazzi, prima di passare alle ultime conclusioni e alla parte più importante del video, vi ricordo di lasciare un bel like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Vi ricordo anche di farmi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti di questa azienda.
Ma andiamo alla conclusione. In sintesi, quindi, ragazzi, Ormel prevede una crescita nei canali dei mini market nei prossimi anni che rappresenta, secondo me, una fonte di entrate con margine molto più elevato per l'azienda. Ciò dovrebbe portare quindi ad una rispettabile crescita degli utili a lungo termine, che può far salire il prezzo delle azioni nel tempo, quindi generando per gli investitori sia il flusso di cassa con i dividendi che una crescita del capitale con l'aumento dei prezzi delle azioni. Come bonus aggiuntivo, c'è da dire che il titolo ad oggi viene scambiato ad una valutazione interessantissima, rendendolo quindi in questo momento uno dei migliori titoli su cui poter investire per una crescita dei dividendi nel prossimo periodo e nei prossimi anni davvero competitiva rispetto a tutte le altre aziende. Bene ragazzi, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!